ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per andare a fare una guida sul nuovo evento, ovviamente come avete visto anche qui, insomma sulla nuova batch che andiamo subitissimo a vedere, tra l'altro quella di Bardock e Larry, anche di Slug e Goku, Kai ovviamente, che vanno a tour entrambi. Ovviamente va a tour anche Gohan con il draghetto, quindi è davvero molto molto carino. Andiamo subitissimo a vedere tra l'altro questo evento, che ho appena finito di farmare soltanto la versione normale, non in Zeta Hard, e andremo a fare, come per quello di Kefla che è uscito oggi, che è uscito oggi alle 12, quindi mi raccomando, ovviamente Kefla nel Global, quindi mi raccomando, se non l'avete visto andatelo a vedere, lo trovate qua sul canale. Questo ragazzi è l'evento, ovviamente andiamo a vedere prima dove farmare le varie medaglie, anche i vari PG free to play. Ok, eccoli qui ragazzi, questi sono gli stage. Abbiamo i primissimi stage dove farmiamo i due personaggi. Cioè, il primo farmiamo Gohan, quello Kid, dove ovviamente è SSR, per farmare l'SA ovviamente, del Gohan Kid, quello ovviamente il draghetto che è il tech, se non mi sbaglio, sì, il tech. Poi abbiamo Slug, quello tech, per farmare l'SA del fisico, sì. Ok, dovrebbe essere questo, tra l'altro, sì, è questo, quello che va a tour, quindi ottimo, ottimo, ottimo. E poi ovviamente abbiamo anche quell'altro che è Goku, che è nel quarto stage, ovvio, mi stavo inceppando un'altra volta, nel quarto stage, e qui troviamo sempre lui che poi va a tour e diventa esattamente questo. Molto molto bello ragazzi, che comunque mi sono sbagliato, perché il Goku nella batch non va a tour, quindi mi sono sbagliato, dovrebbe nemmeno andare a tour l'altro, forse, nemmeno il tech va a tour, forse, però comunque ci sono queste nuove versioni che comunque sono tutte farmabili, ecco, comunque sono molto molto carine, io mi metterò lì a farmarle magari, e oggi andremo a vedere insieme una delle ultime due fasi, quella ovviamente dove farmiamo le medaglie di Slug nella quinto, nel sesto dove farmiamo quelle di Goku Kaio. Passiamo prima dal quinto, ovviamente, dove farmiamo le medaglie di Slug. Io ho fatto pochissimo fa quella versione normal, che è stata relativamente veloce. Utilizzeremo il Metamor, non perché sia difficile l'evento, ma tanto per fare molto 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 veloce. Anche perché questo sarà un video relativamente corto, anche perché è soltanto una guida per farvi vedere bene o male, insomma, dove si trovano queste medaglie, ecco. Comunque per chi magari è meno esperto del gioco e vuole trovarle il prima possibile, ve l'ho detto io dove sono, raga. Ok, guardiamo subitissimo la difficoltà di questo fantomatico Zetard. Qui troviamo Slug prima del suo power up, per così dire, ovviamente a versione tech. E guardiamo un po' come disintegrarlo male. Dovrebbe essere molto 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 facile, ripeto. Probabilmente con una special lo sconfiggeremo, ma è normale, raga. Sono sempre degli story event molto semplici questi, come quello di Kefla che ho portato quest'oggi sul Global. Sono molto molto semplici, raga, questi qui. Però comunque sono personaggi molto carini, raga. Davvero molto carini. Questa ovviamente è la versione, quella più forte, per così dire. Per così dire proprio, e ecco qui come andiamo. Allora, andiamo così, dai, tanto Trunks dovrebbe shottarlo, dai raga, dovrebbe assolutamente shottarlo. Anche se gli fa un milione di danni, dovrebbe comunque disintegrarlo. Poi abbiamo comunque, proprio in casi estremissimi, cosa che non succederà mai, la special e il counter di Vegeta fisico in fondo. Comunque no, lui non fa la special, va bene, non ce n'è stato bisogno. Un milione e mezzo di critico. Comunque ragazzi, avete visto che droppa le medaglie, una medaglia alla volta. In teoria non so se c'è la possibilità di non dropparle le medaglie, non so se il drop delle medaglie è al 100%, però ci sta che sia al 100%, perché comunque è uno story event. Oddio, non ci sta che sia al 100%, proprio perché è uno story event, ragazzi. Come sappiamo dagli story event, a volte ci sta che te ne dia anche due, però ma molto probabilmente a volte non te ne dà proprio. Passiamo rapidamente, perché qui devo utilizzare una stone, vabbè, tanto la recuperiamo, dai, una stone per rifilare la stamina, e ci sta, ci sta. Ok, andiamo subitissimo qui e cambiamo team, mettiamo il Potara, dai, mettiamo il Potara, tanto per... Avete visto che in fondo ho messo due int, perché, visto che l'ho fatto anche nel Potara, nel Metamor, perché, cioè che ho messo gli ultimi due personaggi fisici, perché non farlo anche nel Potara?
visto che avrei anche avrei dei personaggi non tanto forti, ho deciso, ma sì, mettiamoci due personaggi int, almeno dovremmo avere sia più HP, sia anche buoni link, eccetera. Infatti, come vedete, linkano tutti i personaggi. Goku 3 estinto linka benissimo, e Gogeta sappiamo che linka da Dio, quindi alla grandissima. Vegeta e Blue Tech in teoria dovrebbe disintegrarlo, senza, in teoria, ci dovrebbe essere un'altra fase, non lo so, raga. Perché comunque queste nella fase normal non c'era, quella normal. Però comunque qui, essendo Zetard, ci sta che ci sia un'altra fase. No, non c'è altre fasi. Come avete visto, qui me ne ha farmate due di Goku, ovviamente, per portarlo a tour. Io li porterò assolutamente, perché sono molto carini come personaggi. Sono molto carini, comunque averli è molto bello. Non c'hanno orbe specifiche, quindi probabilmente non li porterò a full ability, perché comunque le orbe le ho, sì, ma preferisco tenerle per magari personaggi che in futuro saranno saranno molto forti, non per personaggi free to play che pressoché non utilizzeremo mai. E quindi, ragazzi, perché non concludere il video con una singola, visto che per chi mi segue nel Jap, su Instagram, ragazzi, sa che io in due singole ho trovato due Ultimate Gohan di fila, in due singole, e in entrambi by guys con il Thank You Dragon Balls, quindi non si sa mai che in una singola scoliamo il mondo, ragazzi. Questa è la Bacce, ripeto, guardiamo un attimino i personaggetti che ci sono al suo interno. Abbiamo ovviamente Bardock, che questa è una Legendary Sound, ragazzi, di Bardock fisico LR, ovviamente. Poi abbiamo Slug, ragazzi, quello che va a tour grazie a quell'evento, ed è questo, ovviamente. Poi abbiamo anche il Goku Kaio, che questo non va a tour, se non mi sbaglio. Va a tour quello dell'evento, il free to play, e anche questo va a tour, non va a tour, se non mi sbaglio. No, questo non va a tour, e poi ci sono altri Bardock e così via. Raga, singola fortunatissima, che ne dite? Dai, su, io ci spero sempre nelle singole, perché vedo gente che nelle singole, by guys, si scappa il mondo, raga. Poi a me sicuramente non scappa niente, tanto è normalissimo. Comunque dai, by guys, se mi dai by guys avremo una speranza. Ma che by guys, Leo, ma dove vuoi andare? Vabbè dai, raga, abbiamo tentato la fortuna, ma era scontatissimo che non trovavamo niente, dai. Era scontatissimo. Raga, questo video, che è stato relativamente cortissimo, circa 8 minuti nemmeno, termina qua. Noi ci vediamo domani alle 12, ovviamente, ragazzi. Vi ricordo, per chi non lo sa, che dalla scorsa settimana, dal lunedì scorso, sul canale sono arrivati tutti i giorni i doppi appuntamenti, tutti i giorni, sempre alle 12 e alle 17, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni, ragazzi. Quindi mi raccomando, alle 12 e alle 17 punto, qua su YouTube, sul mio canale, pronti per il nuovo video. Noi ci vediamo domani, per appunto, con un nuovo video. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like, un commento qua sotto, condividete il video. Grazie ancora e ciao a tutti.